Oh yeah, bene, andiamo a fare il santuario dei draghi. Intanto mi tolgo l'anello, mettiamo questo qua. Uole! Sei troppo carina! Grazie, sono lusingata. Allora, qui abbiamo questi gradini scemi, ma scemi perché sono lenti. Però sono anche fastidiosi. Massicci, diciamo. Massicci, ma... Un paio di colpetti. Droppano. Niente, troppo qualche loro set. Sì, un qualche set che ho anche io, che è molto valido per il PvP, se vi fate un personaggio pesante. Agilità. O corazza, dura scelta. Sono un cesso in PvP, quindi... Non saprei, al massimo sono bravo a trollare gli avversari. Troll is the way. Yeah. The true way. Questi qua, invece, quelli col martellozzo, sono pericolosissimi. Quando incominciano ad attaccare non si fermano più. Ecco, effettivamente è molto più rapido, nonostante il martellozzo è bello grosso. E quando fanno questi attacchi dovete stare attenti. Che non si fermano. Bello. Baci. Lì sopra poi c'è un tiratore. Figlio di puttana, sì, infatti quello che stavo per dire io. Lì sopra c'è un figlio di puttana con la sua campana sacra. E qua cosa ci sta? Ah, se non sbaglio, qui si trova, in una parte si trova il terzo anello del drago. No. Non è questa la via veloce per farla, ovvero, corretto andare lì. Ma noi ci andiamo dopo. Perché mi voglio andare a fare, mentre Ivan si fa questo qua sopra, vero Ivan che te lo fai? Certo. Ok, io mi devo andare a fare quel filo di puttana con la campana. Ciao, bubola. Bubola! Ok, fino a qui ci siamo. Ora... Oh, guardate che bello oggetto là. That's the way. GG. purtroppo mi chiama. Ah, tutto questo per lasciarmi perdere. Cosa, Ivan? Che in bagno mi chiamano nel mio mondo. Non c'è problema. Riesci ad arrivare qui? Certo, nessun problema. Ti aspetto sotto le scale. Ok. Bene, dicevamo, allora, qui sopra sono due nemici, ma non sono quello il problema. Anche se rompono. Sì. Non so, te lo date mai, e dico mai, nemico. Questo perché prende danno senza... Morto con un... non so cosa. Se vuoi ti rievoco subito, intanto me lo faccio però questo qua. Ah sì. Purtroppo basta che ti prende una volta e sei proprio crepato. Sì, direi. Ma è che la mia difesa è quasi la prima, però... Il danno non è da poco. Veloce, non è troppo veloce. Hai rimesso il segno? Sì.
L'hai messo sopra? Sopra. Ma tu già li hai uccisi i nemici qua? Sì. Quante volte li hai uccisi? Allora, intanto... Un sacco! Io sono un sadico! Allora, qui sarebbe la via per andare avanti. Ma noi non andiamo lì. Noi ce ne andiamo qua. Qua sotto, in pratica, ci sta un mimic. Che è questo. È parecchio, non usavo questa magia. Fateci, troverete delle chiazze di sangue che hanno, sì, avranno un loro perché. Basta guardare, per esempio, vediamo questo come muore. Vorrei vedere più questo, magari. Se quello è muore che è nel stato cuore... mangiato, bellissimo. Ivan, al mio 3. 1, 2, 3. Dicono che il mimic è durato parecchio. Finalmente una katana ottima per il mago. Non l'ho visto proprio. Non l'ho visto proprio. Allora, già Dark Souls 2 è più facile rispetto a Demon Souls e rispetto anche a Dark Souls 1. Oh, minchia! Questo qua, per esempio, è abbastanza fastidioso, anche singolarmente. Dovete approfittare di quei momenti che lui apre la difesa, ma ne avrà pochi. Dovete essere maghi, quello... spammate magie e poi tornate indietro, senza problemi. Ottimo, un incenso, anche se mi serviva quello del sempliciotto. Allora, qui... ci sta qualcosa... qualcosa, ma non so cosa. Innanzitutto ci sta qualche buon oggetto qui. Ah, zona di drago. Vabbè, intanto abbiamo trovato un anello di drago, poi c'è Villard. Che si trova, se non sbaglio, alla punta delle scale, proprio in cima. Sì, mi starò aspettando. Sì. È un... non so come definirlo. Guardatelo. No, è fastidioso perché... perché... no, Ivan, non lo voglio affrontare. Mi scoccio. Ok. Anche perché tu hai l'evocazione che dura poco, quindi... Ma quello vedi questo qua, come vedete, è molto agile. Però basta che giustamente varcate una sua soglia di difesa e acchiappa un sacco di danni. Ma che cazzo? Si beve anche le Estus. Ma scherziamo. Come un vero invasore. Che cazzo? Vabbè, va. Questo è l'invasore più buggato di tutti. Yeah, attacco. È in grado anche di schivare, cioè. questo è un aiuto indiretto. Allora, qui Là ci si sta l'uovo pietrificato, che non mi ricordo a cosa serve. Ah, sì, lo date al tizio che sta al forte ferreo, quello, sì, che brucia gli incensi e vi fa entrare nel patto. Patto dei difensori del drago, se non sbaglio, qua dentro. Sì. Tra le quattro, secondo me è uno dei più inutili comunque. È più che altro per il PvP, ha ricompense. Cioè, se vinci... sì, è un PvP. Sì, no, non dicevo. Allora. Sto cercando di capire qual era lo scudo. Niente, qui c'è anche uno scudo che, francamente, non è il massimo. Qua si può scendere, certo. Voilà! Quindi una buona zona. Arma magica cristallizzata, e con questo, signori, sono il mago completo ora. Ora si sale qua. Dove abbiamo? Prende tutto? Gli spadaccini giganti. Bastardi.
Perché hanno la stessa identica bastardaggine di quello con il martello. Non vi fate prendere. Don't try this at home. Ma uno ce l'ho. L'altro sta guardando te, ora guarda me. Prima di andare me ne te l'ho smezzato. Thank you so much. Yuhu. Ah, quindi Ivan è morto proprio sul più bello. Perché dico questo? Perché ci stanno due figli di puttana qui sopra. Vabbè. Vabbè, non sono morto. Sì, vabbè, scusa. Mi hanno chiamato dal mondo. Come vedete, meglio attirarli uno alla volta, perché veramente sono forti. Sì, sono forti, sì. Che cazzo fai? Oddio. Mi stava per fare. Sì, come vedete sono tra i nemici più fastidiosi, possiamo dire, del gioco. Però Ivan quasi quasi io ti rievoco, perché... Guardate che mosse che hanno, veramente. Non sono proprio una rottura. Diciamo dovete aspettare che faccio una cazzata come ha fatto questo. Ivan ti rievoco dove? Nello spiazzo di prima. Aspetta un secondo. Ah, intanto controllo quanto spazio sull'hard disk. No, perché 52, sì, ho brutti ricordi di questo. Ci sei, Ivan? Aspetta. Aia. Mi ha ucciso un altro quello con un martello. Vabbè, non abbiamo abbastanza tempo per evocare. Dovrei vedertela da solo, figliolo. Ma certo. Questo qua lo faccio senza magia, se ci riesco. Se non ci riesco... dai, hai tutti i coglioni. Guarda quanto fanno danno. Sono veloci e fanno danno. Veloci, non c'è fortissimi. Allora, se l'altro bisognava aspettare che non vuole difese, questo che cazzo bisogna fare? Ah, ok. Cioè, che rompe le difese, che c'è la cazzata. Anche questo. Basta girargli un po' intorno. E poi fare un bel backstep. Non così, però. Ma non lo prende il backstep, eh? Ti stavo per dire, se lo riesci a fare sei un mago. E tu sei già un mago. L'ho fatto. No, ma veramente sono fortissimi. Cioè, devo impegnarmi. Ma il più puppi è più facile. Ma che cazzo? No. Questo era ancora vivo. Io non l'avevo capito. Vabbè. Ho rischiato tantissimo. In pratica me ne sono andato perché convinto che era morto. Certo. Era oggi mi curavo, me lo ritrovo di so che mi darà la mano. It's a trap! Ah, questo risano. Due stronzi martellonidi. Li odio. Amici di Eva. E insieme sono un problema.
Devo cercare di affrontarlo una alla volta. Anche se hanno uno scudo bello grosso. Ecco qui. Sono comunque fattibile. No. Allora, ora il problema non è lui, ma è questo. Vediamo, allora anche questo va con un attacco a una mano. Comunque li ha tirati qui sotto perché non mi inseguono benissimo. Ecco qua. Rimane solo quello grosso, Ivan. Ce l'abbiamo fatto. Mamma, che coglioni però sta parte. Lo so. Infatti il mio consiglio sarebbe di evocare qualcuno. Inoltre è abbastanza frustrante, o dovete farlo di run, sì, è la cosa, esatto, la scelta migliore, proprio scaricarvi addosso, cioè non affrontarli, oppure vi fate aiutare e avete un po' di expo gratis. Farò una cosa che finora non avevo mai fatto su Dark Souls, usiamo le bombe. Perché addirittura? Ho le armi a rischio. Ah. Sì, giustamente questo qua mi prende ovunque. Beccati sta bomba. Beccati l'altra bomba. Bombastic. Questo è fantastic. Mamma, che mira di merda sta lontana. Guarda dove mi prendono. Ultima bomba. La prescelta è andata. Troppe coincidenze in questo gioco. Vabbè, niente, riusciamo ad arrivare alla parte che volevo farvi vedere, ovvero qua ci sta un piccolo drago. Ora vi spiego una cosa, questo drago si chiama One Shot One Kill. Mamma mia che brutto quel drago, è brutto, brutto, e brutto. Nel prossimo video vi farò vedere perché si chiama One Shot One Kill. Non è una cosa bella da sentire. Per questo video mi faccio ammazzare così capirete. Allora, è importante essere leggeri, l'armatura non vi serve praticamente a nulla, potete anche andarci nudi, anzi sì, questa è la scelta migliore. Andrò di Zoolander, no. Martello non abbastanza forte, sì, di Zoolander. Magie non ne ho più. Lo scudo lo lascio via. E cominciamo ad attaccarlo. Nel caso il video si stoppa e lo uccido, mi faccio come una bella e mi faccio uccidere. Perché non è possibile. Vedete, con questa morte, ecco, vi ho fatto vedere cosa è questo boss. One shot, one kill. Per questa volta è tutto. Ciao. Ciao.